presentato a Teramo il progetto di riqualificazione della sala ipogea di Piazza Garibaldi, finanziato nell'ambito della rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici. Intervento che va a riqualificare un sito che è stato utilizzato negli anni per appuntamenti di preminente natura culturale e divulgativa. Circa 1,2 milioni di euro il costo dell'intervento, che andrà a risolvere i problemi presenti ad oggi e a riqualificare un punto cruciale della città. Un progetto che abbiamo candidato con i fondi del PNRR Sisma per un valore di 1.200.000 euro, che si caratterizza per tre linee fondamentali. La prima è quella di correggere e sistemare tutta una serie di situazioni di criticità che purtroppo questo spazio ha avuto nel corso degli anni e che ne ha pregiudicato la piena, totale, la polifunzionalità. Il secondo aspetto, la sistemazione, una prima sistemazione dell'area in superficie, con una restituzione, insomma, di uno spazio più decoroso del cuore della nostra città, di Piazza Garibaldi, che costituisce appunto un elemento fondamentale proprio per il recupero urbanistico e la riqualificazione, uno spazio che sarà destinato anche a momenti che lo potenzieranno, presentazioni ovviamente compatibili anche con il luogo. E poi l'altro aspetto, la sistemazione dell'accesso, il ritorno dell'accesso principale della Pinacoteca sulla Villa Comunale. La conferenza di presentazione è stata finalizzata ad accendere i riflettori sia sulle innovazioni strutturali delle quali la sala sarà oggetto, sia sulle prospettive di utilizzo che si apriranno una volta realizzato l'intervento. Un intervento importante che sarà molto impattante anche sulla viabilità e sull'arteria principale, diciamo la piazza principale della nostra città. È un intervento necessario perché questa struttura, da quando è stata realizzata dal 2010 in poi, ha avuto sempre problemi di copiose infiltrazioni. Con questo progetto intendiamo veramente apportare delle modifiche che possono servire veramente a restituire alla città uno spazio così importante, sia sotto il profilo culturale, non solo culturale. Uno spazio necessario perché veramente ci viene chiesto continuamente, e quindi è un intervento ambizioso di riqualificazione urbana della nostra città, nonostante le problematiche che non sono di facile soluzione.